Medio Oriente. Le forze israeliane occupano il Parlamento a Gaza City. L'allarme dell'OMS. Situazione umanitaria al collasso. Le edicole rischiano sempre di più la chiusura, soprattutto nei piccoli centri. Per sopravvivere devono introdurre nuovi servizi. Francesco Guccini ha presentato il suo nuovo album Canzoni d'Osteria alla Statale di Milano, tra ricordi di gioventù e canzoni per le donne iraniane. Sparse ovunque per la città, ma ormai inutilizzate. Le cabine telefoniche di una volta non servono più, ma sono in arrivo nuovi modelli. Buongiorno e bentrovati a questa edizione di TG Sestina. Il conflitto in Medio Oriente continua, mentre si parla di una pausa umanitaria di 4 ore per assicurare l'evacuazione della popolazione civile. L'esercito israeliano intanto ha occupato il Parlamento a Gaza City. La situazione umanitaria nella striscia è disperata, secondo l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli aggiornamenti con Matteo Cianflone. Trasferimento urgente di incubatrici all'ospedale Al-Shifa di Gaza, e questa è la decisione presa da Israele per provare a soccorrere i neonati in quello che è l'ospedale più grande della città e dell'intera striscia. La struttura è senza acqua e elettricità ormai da giorni e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il complesso non è più funzionante. La causa sono i combattimenti e i bombardamenti condotti dalle forze di difesa israeliane, che sostengono che sotto l'ospedale si nasconderebbe una base di Hamas, che ricordiamo è l'organizzazione terroristica responsabile dell'eccidio del 7 ottobre. Nel frattempo continuano le trattative per il rilascio degli ostaggi. Secondo il quotidiano statunitense Washington Post, sarebbe più vicino un accordo mediato dal Qatar per la liberazione di alcuni dei prigionieri. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dei negoziati. Per il momento da Tel Aviv è tutto, linea allo studio. Venerdì doveva essere una giornata di sciopero generale, ma già ieri sera i sindacati CGIL e UIL hanno dovuto accogliere alcune richieste della commissione di garanzia e ridurre le fasce orarie e le categorie coinvolte. Lo scontro è anche contro il governo, accusato di star ostacolando il diritto costituzionale di sciopero. In collegamento, Novella Gianfranceschi. Sì, buongiorno dalla sede CGIL di Roma. Proseguono le tensioni tra governo, commissione di garanzia e sindacati per lo sciopero indetto da CGIL e UIL per venerdì 17 novembre. Il garante ha chiesto di escludere dalle proteste il settore aereo e il settore di igiene ambientale e di ridurre la durata dello sciopero per i vigili del fuoco e per il trasporto pubblico locale. CGIL e UIL hanno accettato alcune richieste, niente sciopero per il settore aereo e astensionismo per i vigili del fuoco dalla durata di 4 ore, dalle 9 alle 13 di venerdì. Intanto prosegue lo scontro sul fronte politico. Il leader della Lega Matteo Salvini ha accusato il segretario della CGIL Maurizio Landini per weekend lungo sulla pelle degli italiani. Nel frattempo Salvini ha detto: riconosco il diritto di sciopero, ma non permetterò ad alcuni di fermare il paese per un'intera giornata. E Udu, sindacato degli universitari, ha fatto sapere che scenderà in piazza venerdì 17 novembre. Da Roma è tutto. Veniamo ora alla cronaca. È in condizioni gravissime e in pericolo di vita la donna che ieri sera a San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, è stata ferita dal compagno a colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava cercando di fuggire calandosi dal balcone durante una lite con l'uomo, quando gli spari l'hanno raggiunta all'addome. L'uomo si è poi introdotto nell'appartamento accanto e si è suicidato davanti a una coppia di anziani, per cui la compagna lavorava come badante. I due, di nazionalità colombiana, vivevano insieme alla sorella di lei e al marito, una guardia giurata. L'arma utilizzata sarebbe proprio quella del compagno. Si svolgono invece oggi a Palermo i funerali dello studente di 13 anni che sabato si è tolto la vita. Il ragazzo sarebbe stato vittima di bullismo. Per questo motivo già in prima media si era trasferito in un'altra scuola. Sentiamo Velia Alvic. Oggi la scuola è silenziosa e nel cortile che vedete alle mie spalle nessuno è uscito per l'intervallo. Gli studenti della scuola media Vittorio Emanuele Orlando in questo momento si trovano al funerale del giovane che si è suicidato. Sabato sono stati i genitori a trovare il corpo senza vita del figlio tredicenne e purtroppo a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. Adesso la procura ordinaria e quella dei minori hanno aperto 2 inchieste per istigazione al suicidio, ma per gli amici del giovane non ci sono dubbi. Si è ucciso perché era vittima di bullismo.
prese in giro durante la ricreazione, battute a stampo omofobo non solo dal vivo ma anche online. Tutto è cominciato in prima media, che lui frequentava in un altro istituto, a 10 minuti a piedi da qui. Quando alla fine dell'anno i genitori si sono resi conto del problema che stava vivendo, lo avevano cambiato di istituto e lo avevano portato proprio qui, dove aveva cominciato una serie di incontri con lo psicologo della scuola che lo aveva accompagnato fino adesso. E il secondo l'ennesimo appuntamento, scusate, era stato programmato proprio per domani, ma il disagio che aveva vissuto era troppo grande, non era riuscito a chiudere con il proprio passato e l'aiuto che aveva ricevuto non era stato sufficiente evidentemente per chiudere la vicenda e per evitare la tragedia. Da Palermo è tutto, linea allo studio. Ricordiamo che se siete in una situazione di emergenza il numero da chiamare è il 112. Se voi o qualcuno che conoscete ha bisogno di aiuto, il telefono amico è sempre disponibile per l'ascolto tutti i giorni. Passiamo adesso a un argomento completamente diverso, qualcosa che nelle nostre città è ancora presente ma per molti invisibile. Per intere generazioni le cabine telefoniche sono state il mezzo con cui comunicare le notizie più importanti, il superamento di un esame, la firma del primo contratto. Oggi questi telefoni pubblici, ormai in disuso, saranno sostituiti da cabine di ultima generazione. Vediamo i dettagli nel servizio di Matteo Cianflone e Stefano Guerrera. Dichiarazioni d'amore, pianti e risate. Prima di computer e smartphone c'erano loro, le cabine telefoniche, compagne di emozioni e avventure per milioni di italiani. La cabina telefonica era quel senso di libertà, e cioè esco di casa fingendo di portare il cane, con il gettone ancora si poteva chiamare l'amica o l'amico di turno. La prima volta che sono andata in viaggio da sola, mia madre mi regalò una tessera telefonica per poter chiamare ogni giorno casa. Chiamavi le fidanzatine, chiamavi gli amici, mai non chiamavi a casa per dire che facevi tardi, perché facevi tardi e basta. 15.000 le cabine oggi in Italia, 2.500 quelle di nuova generazione che le sostituiranno. Le prime arriveranno a Milano. Informazioni per i cittadini, pagamenti digitali e chiamate d'emergenza su schermi touch. Sono questi i servizi che offriranno i telefoni pubblici del futuro. Questo tipo di nuove cabine telefoniche potrebbero essere utili? Sicuramente più utili di queste, perché nessuno le usa. Penso che come SOS possano essere utili, in caso magari uno abbia il cellulare scarico, magari pure fare una chiamata gratuita. Come le cabine, anche le edicole sono strutture che siamo abituati a vedere per le strade, ma che devono trovare un modo di adattarsi. Nel 2021 ha chiuso il 6% delle edicole italiane, un settore in crisi quindi, per le attività che non riescono a introdurre cambiamenti. Le edicole moderne oggi non vendono più solo riviste e figurine. Il servizio di Veli Alvic e Simone Dagani. Lentamente le edicole chiudono, una dopo l'altra. Un fenomeno che ha colpito soprattutto i centri più piccoli. Oggi, infatti, un comune italiano su quattro non ha neanche un chiosco in attività, mentre nel 2022 a Milano hanno chiuso in media 3 edicole al mese. L'editoria va proprio verso l'estinzione, online o altrimenti le edicole sono destinate, le edicole vere e proprie, a distinguersi. Contratti che non cambiano da anni, un guadagno minimo su ogni giornale venduto e la migrazione verso le testate online. Per gli edicolanti non è più possibile sopravvivere vendendo solo carta. Per questo in molti si stanno adattando al cambiamento dei tempi. Il discorso della vendita online ha frenato ovviamente la vendita cartacea, su quello sì. Quindi si rinnova il lavoro dell'edicola puntando sui servizi. Cambiare l'attività mentre cambia la società. Una strategia che potrebbe rivelarsi vincente, come dimostrano i numeri del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai. Lo scorso anno, fra le numerose chiusure e cessazioni, sul territorio nazionale sono state registrate anche 500 nuove aperture che hanno rallentato il declino delle edicole. Al via la 12ª edizione di Book City, la festa del libro diffusa in tutta la città di Milano. Domani la cerimonia di apertura, con la consegna del sigillo allo scrittore turco Orhan Pamuk. Ma gli eventi e le manifestazioni sono cominciate già da ieri. La novità di quest'anno è infatti che la festa durerà tutta la settimana. Tra le iniziative, all'Università Cattolica è tornato il salottino del libro usato. Sentiamo Stefano Guerrera.
En plein air, questo è il motto del salottino del libro usato qui in un'università cattolica, lo vedete alle mie spalle, in occasione di Milano Book City 2023, la fiera del libro organizzata dall'Ateneo, degli studenti e da Educat, la fondazione per il diritto allo studio. A solo un euro manuali, saggi e poesie, ma anche molto altro, sia per studenti che per visitatori, potranno essere acquistati qui nel cortile di Santa Teresa d'Avila. 4.000 i libri ricavati dal deposito che erano destinati al macero o che sono stati donati da fondazioni o enti. Abbiamo ascoltato alcune delle testimonianze di studenti e visitatori, appuntamento da qui a venerdì fino dalle 10 fino alle 17.30, vi facciamo ascoltare il contributo che abbiamo preparato e poi linea allo studio. Diciamo che sicuramente la possibilità di trovare dei libri che sennò andrebbero probabilmente eliminati o archiviati da qualche parte a prezzi modici, direi che un euro è un buonissimo prezzo, agli studenti della Cattolica, non solo ovviamente libri di testo ma anche libri di altro tipo. Ho acquistato qualche manuale perché comunque sono sempre utili, anche se di qualche anno fa. Funzionano bene e boh, io sono un grande fan dei libri usati, vedo sempre al libraccio, quindi appena ho visto che facevano questa cosa per Book City sono venuto. Secondo me può dare molte opportunità agli studenti di questa università, anche per gli studenti meno abbienti che possono riuscire a recuperare manuali comunque a costi bassissimi, infatti ci sono anche delle mystery box a un euro, secondo me sono molto inclusivi. È uscito il nuovo album di Francesco Guccini, Canzoni da Osteria. Si tratta del secondo capitolo di un progetto discografico iniziato nel 2020 con l'album Canzoni da Intorto. Il cantautore modenese ha presentato il disco nell'Aula Magna della Statale di Milano. Tra i suoi ricordi, le serate passate nelle osterie bolognesi. Il servizio di Novella Gianfranceschi. Perché di osteria nella mia vita l'ho frequentata. Cioè, una si chiamava Osteria dei Poeti, si chiamava Osteria dei Poeti e questo faceva illudere a volte di noi, giovani romantici, coi poeti maledetti. Canzoni da Osteria, il nuovo album di Francesco Guccini, cantautore e scrittore modenese, il secondo capitolo di un progetto discografico ricominciato nel 2022 con Canzoni da Intorto, album da 50.000 dischi venduti dopo lo stop musicale durato 10 anni. Ricomincia dalle osterie dunque Francesco Guccini, frequentate da ragazzo perché più economiche, infatti la prima presentazione dall'uscita del nuovo album. E nell'Aula Magna della Statale di Milano, il cantautore parla di tutto, dalla rivisitazione di Bella Ciao dedicata alle donne in Iran, è contenuta nell'album, al governo Meloni, agli amori andati male. Guccini soprattutto racconta con le parole e adesso anche con le note le canzoni del nuovo album. Sono diversi arrangiamenti di autori spesso poco conosciuti. Ci spostiamo a Torino, dove il Museo Rai della radio e della televisione, a 3 anni dalla riapertura, festeggia il record di ingressi con oltre 150.000 visitatori. Il museo nel 2020 ha infatti introdotto nuove tecnologie. Il servizio di Alberto Fassio. 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana. Prima radio, prima TV, primo programma. Il Museo della Radio e della Televisione Rai a Torino è il museo delle prime volte. I visitatori toccano con mano gli oggetti che raccontano l'evoluzione delle telecomunicazioni e della Rai. Non manca nulla, dalle prime videocamere alla cabina di Rischiatutto, un'esperienza definita dal direttore un vero e proprio metamuseo. Il visitatore quando entra viene abbracciato dal meglio per noi della storia della Rai, la Rai che anticipava i tempi, dai grandi personaggi, dalla gentilezza, dall'accoglienza, a un certo punto perde la cognizione lineare del tempo. Tra il vestito della prima annunciatrice e un mappamondo che si trasforma in una televisione, la vera protagonista, con i suoi look e l'iconico caschetto biondo, è sempre lei, Raffaella Carrà. Vi dà un grande abbraccio e io ve lo do forte, forte, forte! Veniamo al tennis. È la seconda giornata delle ATP Finals a Torino. Questa sera si terrà il grande match tra Jannik Sinner e il numero uno al mondo Novak Djokovic. In diretta dal Palalpi Tour, Simone Dagani. I primi tifosi stanno cominciando ad occupare gli spalti qui al campo centrale del Palalpi Tour di Torino.
Alle 14.30 scenderanno infatti in campo Tsitsipas e Rune per la prima partita della seconda giornata del gruppo verde della ATP Finals. Il vero big match però sarà questa sera alle 21.30. Scenderanno in campo infatti il nostro Jannik Sinner, numero 4 del mondo, e l'attuale numero 1 della classifica Novak Djokovic. Sulla carta non ci sarebbe partita, infatti nei tre precedenti scontri 3 vittorie per il tennista serbo. Il 2023 però è stato un anno fantastico per Sinner, che ha giocato 6 finali con 4 vittorie, che l'hanno portato al quarto posto della classifica ATP. Chiedo intanto alla regia di mandare le immagini del contributo di ieri, dove vediamo l'allenamento di Jannik Sinner, appunto in preparazione della sfida contro Djokovic. Nella prima giornata Sinner, che ha piegato il greco Tsitsipas con un doppio 6-4, ha faticato invece un po' di più Djokovic in 3 set contro il danese Rune. Appunto, si terrà questa sera una partita molto attesa, nota a margine, anche in caso di sconfitta Jannik Sinner potrebbe essere qualificato alle semifinali in caso di incrocio favorevole nella partita del pomeriggio. A voi la linea. Con lo sport si chiude questa edizione, vi ringraziamo di essere stati con noi.